Sì, voglio anch'io davvero ringraziare gli amici che stamattina ci hanno offerto riflessioni davvero importanti, molte delle quali ci richiamano alla mente anche le nostre tesi congressuali. Qualcuno ha anche contribuito al nostro lavoro per le tesi congressuali. E credo che oggi sia stato proprio il momento giusto di iniziare ad affrontare temi così importanti. Perché io sono fortemente preoccupata che nel nostro paese inizi tra referendum e legge elettorale tutta una partita che porta via l'attenzione e l'impegno invece dalla centralità del tema del lavoro. Quindi io ritengo che anche riflettere sul tema del rapporto e della unitarietà tra l'uomo, la persona e il lavoro, cambiando drasticamente paradigmi che hanno in qualche modo non solo influenzato, ma stabilito altre priorità, almeno nella storia non solo italiana e europea, ma mondiale degli ultimi 20 anni, sia assolutamente opportuno ed urgente. Io non voglio certamente fare sintesi degli interventi che mi hanno preceduto, però credo che abbiamo alcune piste comuni che emergono, che sono per noi di assoluta importanza e che in qualche modo rispondono anche a temi e a questioni che, come CISL, da tanto tempo, sicuramente in modo particolare negli ultimi 2 o 3 anni, ci stiamo ponendo. E ce le stiamo ponendo nelle nostre riflessioni, nella nostra strategia, ma anche nel nostro fare, perché siamo un'organizzazione sindacale. La prima questione che mi sembra emerga in modo chiaro dal contributo dei nostri ospiti, interlocutori ed amici: cosa significa oggi affrontare il tema di una politica per il lavoro? Affrontare oggi il tema della politica per il lavoro a tutti i livelli non può prescindere da 2 questioni drammaticamente aperte che hanno bisogno di percorsi e di risposte. La prima, la crescita della diseguaglianza. La crescita della diseguaglianza che investe drammaticamente una crescita di povertà nei paesi ricchi del mondo, al quale noi apparteniamo, e anche nei paesi poveri del mondo. La seconda questione, che mi sembra ineludibile, è il dissesto ambientale, che diventa troppo spesso fattore non solo di conflitti, ma diventa anche un fattore che costantemente determina crescita di guerra e crescita di disuguaglianza. Se non si affrontano questi temi, come nella diminuzione della povertà cresce però in ogni singolo paese, ricco e povero, la diseguaglianza, e dall'altra come il dissesto ambientale diventa elemento di conflitto e di ulteriore diseguaglianza, noi non riusciamo a cambiare in meglio il nostro mondo. Un mondo che, guardate, non si è allontanato dal lavoro, ha drasticamente, in questi ultimi 15 anni almeno,
creato quella dissociazione tra persona, vita della persona e lavoro, che è esattamente il contrario di quel principio di unitarietà tra persona e lavoro, che se non ci eleva a essere angeli, crea anche un po' di invidia agli angeli. E tutto questo è avvenuto in un cambiamento epocale straordinario rispetto alla produzione della ricchezza, i luoghi della produzione, ma soprattutto il come si produce e cosa si produce, che ha spezzato l'unitarietà tra la vita della persona e il lavoro e ha fatto assolutamente decrescere, mettendolo nell'angolo, il valore sociale del lavoro. Noi abbiamo fatto in questi 2 anni molte riflessioni su questo. Se per produrre ricchezza non è necessario il lavoro, ma è assolutamente più semplice la speculazione finanziaria, figuriamoci quale può essere il valore sociale del lavoro e quale può essere il valore degli uomini e delle donne del lavoro. Tutto questo accompagnato, almeno nel mondo occidentale, dalla più lunga crisi economico-finanziaria che la nostra storia ha conosciuto, dove il tema del lavoro è diventato il lavoro che manca, la paura di perdere il lavoro, le disuguaglianze nel lavoro, lo sfruttamento nel lavoro. Questo è un sentire a noi comune. Allora, se il lavoro diventa la paura di perdere il lavoro, la diseguaglianza nel lavoro, lo sfruttamento del lavoro, come entra in conflitto quella natura unitaria tra la vita della persona e il lavoro? E come noi, una grande organizzazione sindacale, dentro una grande un sindacato europeo, possiamo contribuire perché si cambi radicalmente il paradigma che porta a definire la produzione di ricchezza con la speculazione finanziaria e a definire il lavoro come la paura di perderlo o di non trovarlo o di vederlo come elemento di sfruttamento nella vita. Io credo che se torniamo a quelle 2 questioni ormai ineludibili da affrontare, che sono la crescita della disuguaglianza, quando si vive nei paesi ricchi e quando si vive nei paesi poveri, e dall'altra il dato del dissesto ambientale, non possiamo che non immaginare un nostro impegno fortissimo perché si cambino e si creino un po' di regole nel mondo. Di questo tema non ne parla nessuno, e non ne parla nessuno perché, ahi noi, è troppo comodo per molti e troppo speculativo per altrettanti lasciare le cose come stanno. Allora si affronta il tema del reddito di cittadinanza, si affronta il tema del reddito minimo, ma non si affronta il tema di come poniamo regole nei rapporti internazionali, dove il lavoro diventa l'elemento fondativo di un mondo nuovo. Questo significa riparlare di Europa per noi. Se l'Europa non sceglierà la strada dell'Europa politica e degli Stati Uniti d'Europa, che da molto tempo appassionano la nostra organizzazione, l'Europa non sarà né forte
né autorevole né interlocutrice per determinare un cambiamento nelle regole della globalizzazione che mancano e che hanno portato ad un divario ancora maggiore tra ricchezza e povertà, dove nemmeno il lavoro garantisce dal non essere poveri. E questo in paesi lontani da noi, ma anche nel nostro paese drammaticamente, e anche nella nostra Europa drammaticamente. Quello che sta venendo avanti non è proprio questo, anzi al contrario. Se perde valore il lavoro e quindi perde valore la persona, iniziano a diventare forti populismi e nazionalismi, esattamente come sta avvenendo nella nostra Europa, e mi permetto di dire, esattamente con quello che ha caratterizzato la campagna elettorale di Trump negli Stati Uniti, nonché il suo discorso di insediamento. Se perde il valore sociale il lavoro e perde il valore la persona, e quindi il lavoro non è quell'elemento di crescita economica, culturale, sociale, la democrazia partecipativa è conciliabile? Io credo di no. Molto più semplice una democrazia diretta dove ci si rivolge al popolo. Quando Trump dice nel suo insediamento non cambiamo governance in termini di cambiamento del gruppo dirigente, il potere ritorna al popolo, parliamo di democrazia diretta, in un rapporto diretto tra l'uomo forte, la figura del presidente e il popolo, dove non solo i partiti, i corpi intermedi non hanno più funzione, ma dove il rivolgersi a quelle che noi abbiamo detto le pance, ma soprattutto le pance vuote, cambia anche il modello di democrazia. Io credo che i nostri padri fondatori abbiano voluto affermare che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro per tanti motivi, alcuni sono stati oggi ricordati. Ma perché innanzitutto nella parola lavoro, in un paese che usciva drammaticamente da una terribile guerra, significava racchiudere tutti gli elementi di solidarietà, di equità, di giustizia, di modello sociale, di modello di comunità, che erano alla base di volere un'Italia fondata sul lavoro, sull'etica del lavoro e sulla crescita attraverso il lavoro. Certo, non sul profitto, lo sviluppo, che significa dare ruolo, far partecipare, responsabilizzare il contributo degli uomini e delle donne come determinante per costruire il modello sociale e il modello di comunità. Rimettere al centro il lavoro oggi significa questo: richiamare il governo italiano, come il governo europeo, ha il bisogno assoluto di rimettere al centro le politiche per la crescita e per il lavoro, significa questo. E creare condizioni perché presto l'Europa cambi quei paradigmi finanziari e economici che tengono al palo la crescita e il lavoro è un impegno che ci dobbiamo assumere.
Ha proprio ragione chi diceva, quando parliamo di Italia fondata sul lavoro, intendiamo lo sviluppo, la crescita, non il PIL. Allo stesso modo io credo che quando parliamo di economia europea, oggi è il momento di dire con chiarezza che vanno superati i vincoli europei che non riconoscono né la crescita né lo sviluppo e quindi nel lavoro fattori non di indebitamento fine a se stesso, ma fattori che guardano al futuro. Questo deve dire un sindacato come la CISL e questo inviteremo tutti i soggetti sociali, politici, istituzionali ad affermare in questa primavera. E fare politica per il lavoro significa davvero non lasciare nessuno solo. Gigi nella sua introduzione ci ha detto cose molto importanti rispetto a questo, che sento ancora vivere troppo poco anche dentro la nostra organizzazione con grande consapevolezza. Noi siamo davanti alla quarta rivoluzione industriale, siamo davanti a un'occasione straordinaria, io credo, di dare qualità al lavoro, perché non c'è qualità in quello che si produce quando non c'è qualità nel lavoro. Anche questo è un binomio inscindibile. Ma quello che noi ci dobbiamo porre rispetto al cambiamento è come noi creiamo condizioni perché il cambiamento non abbia chi subisce e perché ogni uomo e ogni donna del lavoro siano protagonisti del cambiamento. E questo significa, nella rivoluzione industriale, che investe non solo l'industria, ma tutti i settori del nostro paese, a partire dalla pubblica amministrazione, a partire dal terziario e dai servizi, oltre che ovviamente dell'industria, significa creare condizioni perché ogni lavoratore e ogni lavoratrice non veda dal cambiamento sparire gli attrezzi, gli strumenti. E oggi attrezzi e strumenti, quelli che non vogliamo che nessun lavoratore si veda rubare, sono la conoscenza. E allora il tema della formazione diventa il tema dell'equità, della giustizia, della possibilità nel rapporto tra uomo e lavoro, che è inscindibile, di poter partecipare a pieno titolo e a testa alta. Per questo io credo che l'accordo che abbiamo fatto con Confindustria per accompagnare il lavoratore da un lavoro all'altro sia assolutamente importante. È un accordo che in qualche modo crea condizioni per supplire in sussidiarietà ai ritardi istituzionali. Ma quei ritardi vanno recuperati. Del Job Act si è parlato tanto nel nostro paese, soprattutto un paio di anni fa. Si è parlato tanto di articolo 18. Che la seconda parte del Job Act, quella più importante, quella relativa alle politiche attive per il lavoro, rivolte ai giovani e rivolte a chi lo perde il lavoro e non è più giovane, non si sia ancora realizzato, sembra interessare solo a noi. Sembra interessare solo a noi. Dove sono le istituzioni e i partiti rispetto a questo? È per questo che anche col nuovo governo
Noi abbiamo messo immediatamente in campo questi temi, chiamandoli a rispettare gli impegni, perché abbiamo assoluto bisogno che il tema del cambiamento sia un tema che non veda nessuno solo, in un paese dove la solitudine del lavoratore, del pensionato, del giovane che non trova lavoro è terribile, e spesso anche della famiglia. C'è un legame fortissimo tra lavoro, partecipazione, scelta di modello sociale comunitario, scelta di modello di democrazia, ma anche il saper stare insieme e il vivere insieme. Perdere il lavoro quando non c'è possibilità di trovare una ricollocazione o non trovare lavoro cambia i diritti di cittadinanza, e come se li cambia? Te li annulla. Allora, quando parliamo del fattore inscindibile che lega l'uomo al lavoro e il lavoro all'uomo, parliamo di ben oltre del dibattito che ogni giorno siamo chiamati, ai noi, ad ascoltare. Ed è per questo che vogliamo dedicare a questi temi il nostro congresso, perché riteniamo che questa sia la questione centrale. Se cambia il rapporto tra uomo e lavoro, e cambia in peggio se si scinde, se si spacca questo elemento che deve vivere in simbiosi, cambiano i modelli sociali, cambiano le democrazie partecipative e vincono modelli molto distanti dai nostri valori e, io credo, dai valori dell'umanità. Noi siamo la CISL, siamo un'organizzazione sindacale che fa contratti e li fa bene. Ieri ne abbiamo fatto due, molto belli e importanti, grazie agli amici della FLEI e della FEMCA, che fa contrattazione sui posti di lavoro, che fa contrattazione sociale, che si occupa e si vuole occupare dell'accompagnamento dei lavoratori da un lavoro all'altro, dell'accompagnamento dei giovani dal percorso formativo alla scuola, ma siamo innanzitutto un'organizzazione che ha la sua base, il valore sociale del lavoro come elemento fondante di partecipazione e di democrazia. Questo sarà il dibattito nel nostro congresso, perché dobbiamo contribuire a qualcosa di davvero grande nel mondo come nel paese, nei rapporti che abbiamo con le istituzioni e con le controparti o le parti datoriali, in un modello nuovo, rinnovato, che renda protagonista il lavoratore e dove la partecipazione del lavoratore all'impresa serve innanzitutto a questo, a definire e praticare finalmente un paradigma dove il conflitto non scompare, ma diventa l'ultimo strumento per affermare la dignità del lavoro. Prima la partecipazione, la responsabilità, la corresponsabilità nel lavoro e nell'impresa diventano determinanti per la crescita complessiva e anche per quella crescita individuale, che non è solo materiale, è anche spirituale. E vi sono tanti modi di dire, qualcuno ne citava alcuni significativi, potrei aggiungerne altri. Anche noi dobbiamo fare un po' di riflessione. Il termine lo chiedono i mercati, ogni tanto è entrato anche nei nostri messaggi, nei nostri modi di interpretare il linguaggio. Ma voglio anche citare un'altra frase
che è una frase delle mondine di Vercelli del primo Novecento. Non solo pane, ma anche le rose. E le rose non erano fiori, erano qualità della vita nel lavoro, erano crescita nel lavoro, erano dignità nel paese, nel lavoro. Noi dobbiamo individuare bene quelle che sono le rose che il mondo che rappresentiamo oggi chiede. E io credo che il non sentirsi messo da parte, il non sentirsi a 40 anni rottamato o da rottamare, il poter invece continuare a dare il proprio contributo, convinti del proprio valore in un lavoro sempre più a squadra, sempre più a team, dove il soggetto non è ormai il singolo lavoratore, ma il gruppo di lavoro con cui ogni giorno io faccio crescere la qualità, la produttività, perché è una roba che mi interessa, perché sono protagonista in questo. Io credo che queste sono le rose che noi dobbiamo ben individuare. In ogni giovane e in una giovane che hanno oggi la possibilità dell'alternanza scuola-lavoro, finalmente reso obbligatoria anche nel nostro paese, perché non diventi l'azienda simulata nelle segreterie delle scuole, ma sia davvero, davvero un'esperienza importante dove il lavoro diventa cultura e la cultura diventa lavoro, credo che questa sia un'altra bella rosa che noi dobbiamo offrire oggi, non solo il pane ma anche le rose. E la dignità e la qualità del lavoro. Guardate, quando Obama cambia la politica economica negli Stati Uniti, la Fed inizia anni e anni prima di noi il quantitative easing, 6-7 anni prima, mica una roba di poco conto. È vero che si creano posti di lavoro, ma di poca qualità. Posti di lavoro precari, sottopagati, con lavoratori che non hanno l'opportunità di formarsi e di informarsi. Questo non ha pagato, anzi, la mancanza di lavoro e la creazione di modelli di lavoro di sottoqualità hanno creato l'humus fertile per l'affermazione di populismi e nazionalismi. Allora il tema della qualità oggi del lavoro, cosa significa oggi la qualità del lavoro? Quanto incide il welfare contrattuale sulla qualità del lavoro? Quanto incide il diritto alla formazione sulla qualità del lavoro? Quanto incide una formazione non solo individuale ma complessiva? Magari anche insieme tra parti sociali diverse, ma anche ruoli diversi sul posto di lavoro, sono le vere sfide e le vere rose che noi dobbiamo coltivare e offrire. E facciamo tutto questo perché ci crediamo profondamente, e ci credono migliaia e migliaia di uomini e di donne della CISL, sui nostri territori, nelle nostre zone, sui nostri posti di lavoro. E per crederci vogliamo una CISL che sia all'altezza, che abbia forti strategie, grandi proposte rispetto a questo, che si possa rivolgere non solo al nostro paese, ma anche sul livello internazionale, con un nostro contributo straordinario alla CES, e che sia una casa di vetro dove ogni iscritto e ogni iscritta si può riconoscere. Bisogna avere le carte in regola per parlare questo linguaggio e poter essere un elemento che davvero contribuisce
a cambiare il mondo, a cambiare il nostro mondo e a cambiarlo in meglio. Abbiamo buoni compagni di viaggio, non ci sentiamo soli. Non ci siamo sentiti soli quando, per la verità, pochissimi soggetti, non voglio dire solo la Chiesa, ma insomma, non me ne ricordo molti altri, con noi qualche anno fa hanno iniziato una campagna per la regolazione dei mercati finanziari. Abbiamo chi rappresenta l'economia sociale, imprese sociali, importanti, vitali del paese, dove il connubio uomo e lavoro non si è mai spezzato. Abbiamo associazioni a noi vicine con cui condividiamo elementi valoriali, ma anche strategie, anche politiche comuni. Penso ad esempio sul tema della povertà. E quindi, proprio perché non ci sentiamo soli e proprio perché ci crediamo sino in fondo, a questi temi dedicheremo il nostro congresso, le scelte strategiche della CISL, le scelte del suo gruppo dirigente a tutti i livelli, perché oggi siamo chiamati a svolgere questo ruolo. Difficile, complicato, ma assolutamente indispensabile nella società del nostro paese e nel mondo intero. Grazie, buon lavoro.